Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondo un po' delle vostre domande, vi ho lasciato un box nelle stories su Instagram e quindi ho riportato tutto quello che mi avete chiesto su un quaderno, ovviamente. Cerco di rispondere un pochino a tutti. Non era la primissima domanda, ma mi piacerebbe cominciare con questa. Chi c'è dietro Stay Paper? Allora, Stay Paper nasce all'interno della libreria Volare, che è la libreria storica della mia famiglia, e che da più di 30 anni lavora a Pinerolo, in provincia di Torino. È nato col desiderio di proporre qualcosa di diverso all'interno delle mura della libreria e poi si è sviluppato in un progetto di e-commerce, perché abbiamo trovato delle cose troppo belle, non potevamo tenerle solo per noi, e da lì si è poi sviluppato anche in un progetto di distribuzione di alcuni dei marchi che ci sono su Stay Paper. Stay Paper è nato da un'idea mia, ma non solo, nel senso che siamo un bel gruppo. Ci sono io, che sono Cecilia, c'è Matteo, che è l'uomo dei numeri, tiene le fila un pochino di tutto quanto, poi ci sono Gina e Giulia, che preparano i vostri pacchetti in una maniera impeccabile, c'è Gabriele, che in realtà è quello che tiene le fila un po' di tutto e soprattutto della libreria, c'è tutto lo staff della libreria che comunque collabora con noi, siamo insomma una bellissima squadra e nasciamo così. Io in realtà ho un percorso molto diverso, nel senso che ho una laurea in psicologia del lavoro e ho fatto per anni, mi sono occupata di organizzazione eventi, nello specifico matrimoni, ed è curioso, nel senso che per ogni matrimonio io avevo sempre un quaderno specifico, per me era fondamentale, io riportavo tutto, tutte le fasi della progettazione, dell'organizzazione, era una cosa a cui tenevo particolarmente e tra l'altro uno dei primissimi quaderni di Notem che ho avuto è stato proprio relativo a un matrimonio che ho organizzato, che era molto minimale, quindi ci stava molto bene. Però ad esempio ho fatto un matrimonio per cui il quaderno di All The Ways, quello con tutti i limoni, sarebbe stato perfetto. Un altro matrimonio che invece era in perfetto stile Rifle, quindi la cartellina di Rifle fatta così anche il giorno stesso del matrimonio, insomma avrei fatto una bellissima figura, ma non c'era ancora. Avevo piacere di entrare all'interno di quella che era l'azienda di famiglia, la libreria, e avevo bisogno di trovare il mio spazio e ci siamo inventati un progetto nuovo, che è Stay Paper, che ormai è insomma abbastanza conosciuto, siamo molto contenti, molto è merito vostro, quindi grazie insomma, perché se siamo arrivati fino qui, se sono qui a raccontarvi chi siamo, insomma è sicuramente anche merito vostro. Altra domanda, volete vedere le Black Wing nuove? Vi capisco, avete ragione. Allora, vi faccio vedere le ultime novità arrivate di casa Black Wing. Allora, beh, sono arrivati i quaderni, arriveranno anche in versione più grande, che hanno anche proprio la loro Black Wing che ha l'elastico apposta per essere portata sempre in giro, ma l'edizione nuova, la nuova volume, quindi la nuova limited edition, è molto particolare, è ispirata all'arte che fondamentalmente crea sempre luce, quindi sono delle matite che si illuminano al buio. Adesso così non lo riuscite a vedere, ma vi mettiamo un piccolo screen di come vengono, basta caricarle un pochino sotto la luce e si illuminano. L'altra versione è la nuova 602. La nuova 602 è shorty, ovvero piccola. La sua è la graffite classica, quella con cui Black Wing ha iniziato, e sono proprio una piccola chicca da collezione. Volevo farvi vedere, ne temperiamo una insieme. Questo è il temperino fantastico di Black Wing, è quello proprio da tavolo, quello super professionale. Tra l'altro la nuova Black Wing ha una graffite nuovissima, mai trovata in nessun'altra matita, che è la Double Firm, quindi è ancora più solida di quella della Natural. La Natural è la classica Black Wing che si avvicina di più all'HB, quindi questa ancora di più, ideale per scrivere, quindi è proprio fatta per me. E poi mi avete chiesto Monograph che fine ha fatto? Allora Monograph purtroppo ha chiuso, così come Poico. Poico faceva quei bellissimi planner 3 in 1 che vi sono piaciuti tantissimo, e che io proprio non mi spiego come sia possibile che abbiano preso questa decisione. Mi dispiace, però mi rendo conto che comunque il settore della stationery è molto difficile, cioè ci sono anche qui, esattamente come nella moda, c'è questa tendenza al fast stationery, quello che costa poco, quello che è di bassissima qualità, quello che vi porta a comprare perché le cose si rompono, non funzionano, non sono ben fatte. E questo sicuramente danneggia piccoli brand e piccole realtà che
ce la mettevano tutta per fare un prodotto fatto davvero bene. Vi racconto un aneddoto. Qualche anno fa, forse un paio di anni fa, una nota catena di negozi che vende oggettistica e cartoleria a bassissimo prezzo, non faccio nomi, era uscita con una forbice copiata completamente da Tools to Live By, che è il brand giapponese che produce queste forbici, che sono eccezionali. Ne aveva copiato completamente il design, ovviamente la qualità era completamente diversa, si vedeva già solo dalla vite, già solo dal peso quando la si teneva in mano, e la vendeva a 2 euro, per cui è diventato un problema. Tra l'altro poi hanno dovuto toglierla dal mercato perché era un plagio palese. Però ecco, questo è l'esempio di come c'è chi fa le cose in un certo modo, con dei materiali di un certo tipo, e chi invece tende a copiare e fare delle brutte copie. Però questo sicuramente danneggia poi quelli che sono i marchi più piccolini, che ce la mettono tutta, e di conseguenza è un danno anche per noi, perché i planner di Poico erano fantastici e non ci sono più, e questo vale anche per Monograph. Un'altra domanda è: posso vedere meglio la rilegatura dei quaderni di Notem? Allora, Notem ha questa rilegatura fantastica, in realtà potevo già farvelo vedere nel quaderno dei miei appunti, ma la rilegatura è questa. È una rilegatura flat lay, cucita a vista, che quindi permette di avere il quaderno sempre perfettamente aperto sulla scrivania. In qualsiasi pagina voi siate, lui si apre perfettamente, e tra l'altro è comodissimo anche se avete bisogno di utilizzarlo in piedi, perché potete fare questo lavoro, le pagine non si staccano, non si rovina, insomma è fatto proprio per essere utilizzato tanto, tenuto aperto se serve, poter scrivere da una parte all'altra, ideale anche per i mancini, quindi insomma vi dà la massima libertà. E questa è proprio una rilegatura che si vede, è una rilegatura a vista, fosse ricoperta non avrebbe la stessa resa. Poi una domanda è semplicemente Nuna, e io capisco, sei una buongustaia. Allora, Nuna ve ne ho già parlato tanto, è un brand tedesco che realizza questi quaderni eccezionali. Da un punto di vista qualitativo sono probabilmente il top del top. Le copertine possono essere in pelle riciclata, oppure sono vegane, quindi arrivano dal riciclo dei jeans. Sono molto lisce, quindi anche facili da pulire. La rilegatura è una perfetta flat lay, quindi anche qui abbiamo sempre il quaderno ben aperto. Questo qui che vi faccio vedere è uno dei nuovissimi, è quello con la carta millimetrata all'interno, una carta millimetrata arancione, quindi insomma è davvero da architetti creativi, da chi crede profondamente nei centimetri. Ma ci sono tantissimi quaderni, ormai avete imparato a riconoscerli, la rilegatura, tutto il dorso che riprende il design del quaderno. E tra l'altro c'è una cosa molto carina, perché d'ora in poi, tra l'altro, quando acquisterete un quaderno di Nuna, fino ad esaurimento scorte, ma ne abbiamo abbastanza, riceverete anche in omaggio una delle borse sempre firmate Nuna. Ce ne sono di molto belle. Questa è la mia preferita. Comunque sì, con Nuna andate sempre sul sicuro, sono belle pagine, 120 grammi, potete scrivere con qualsiasi strumento, evidenziare, colorare, insomma, sono pagine numerate, quindi riuscite a creare un indice all'inizio, insomma, è davvero, davvero il quaderno con più di 200 pagine che vi accompagna, insomma, per parecchio tempo. Mi avete chiesto dove trovare dei negozi a Torino, però mi collego anche a un'altra domanda in cui mi chiedevate come diventare rivenditore. Allora, intanto l'elenco dei negozi che rivendono una selezione di prodotti 6 Paper la trovate sul sito, alla voce del menu, insomma, trovate lo store locator dove potete trovare i negozi. Rispetto a Torino, ad esempio, siamo da V17, ma ci sono anche altre realtà, e poi se fate un salto fino a Pinerolo c'è la nostra libreria, e lì trovate tutto quello che vedete su 6 Paper. Se non c'è qualcosa di esposto è perché è una questione di spazi, ma il magazzino è la porta adiacente, per cui basta chiedere, insomma noi vi portiamo tutto quello che desiderate. Come diventare i nostri rivenditori invece è molto semplice. Allora, noi siamo i rivenditori per 6 dei brand che trovate su 6 Paper, che sono i 6 che sono con noi da sempre e sono anche i nostri preferiti. Noi abbiamo un listino dedicato ai negozi, i cataloghi sono i cataloghi completi dei brand, basta scriverci una mail a retail@6paper.it. Se volete dare un'occhiata a quello che facciamo, potete vedere il video precedente a questo
questo che trovate sempre sul nostro canale YouTube, che è riferito alla Fiera Home che abbiamo fatto a Milano a inizio gennaio, che racconta insomma un pochino questa parte di Stay Paper che è dedicata ai negozi e di cui si occupa Matteo, di cui vi parlavo prima in primis. Allora, mi chiedete un quaderno per le liste. In realtà un quaderno specifico solo per le liste non c'è, nel senso che abbiamo i blocchi to do, abbiamo insomma tutte le varie soluzioni dove racchiudere le proprie liste, ma secondo me basta un quaderno per tenere traccia, insomma, se si vuole lavorare su liste, per cui magari non c'è neanche bisogno di un'agenda vera e propria, perché si è abituati a lavorare per step, per punti, per task, come si dovrebbe dire. Allora, un consiglio che do e do sempre sono le daily di The Completist. Ma perché? Perché non necessariamente dovete indicare il giorno e la data, potete utilizzare questi spazi proprio come liste e quindi vi segnate il giorno della lista, semplicemente, potete quindi saltare tutti i giorni che volete senza sprecare pagine e questo diventa un perfetto quaderno per le liste. Potete avere liste in due diverse colonne, potete avere delle note relative alle liste e potete anche scrivere qual è la priorità. Questa può essere una lista che diventa quindi giornaliera, settimanale, mensile, insomma, o legata a uno specifico argomento ed è una lista che quindi viene sviluppata in più giorni, insomma, quello sta a voi. La libertà di un planner non datato che ha già una struttura per liste è proprio quella di darvi la massima libertà e di poterlo utilizzare come ritenete più opportuno. Come funzionano le spedizioni? Sono veloci? Sì, sono molto fiera di dire che siamo veloci, tendenzialmente spediamo il giorno successivo alla ricezione dell'ordine e i pacchi arrivano molto velocemente. Ricevete direttamente il tracking dal corriere, tra l'altro potete modificarlo nel caso vi serva. Una nuova funzionalità che c'è dalla fine dell'anno scorso e devo dire che funziona molto bene, vi state trovando molto bene. Uso molto i quaderni ad anelli e vorrei dei fogli, quelli che si strappano. Allora, noi abbiamo una piccola difficoltà con i quaderni ad anelli, sono onesta, nel senso che la maggior parte, il 99,9% dei nostri brand è un brand straniero e all'estero è un prodotto che si usa pochissimo. Abbiamo cercato delle soluzioni che fossero belle e diverse da quello che si poteva trovare dai classici raccoglitori che si vedono in giro. Questa è la versione ad esempio di Rifle, è una versione all'americana, quindi ha i tre anelli e ha anche già qualche separatore e cartellina all'interno. Siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi, quindi so che è un prodotto che ci richiedete, per cui cercheremo di ampliare insomma un po' di più la varietà a riguardo e soprattutto anche di ampliare la selezione di refill diversi che si possono inserire all'interno. Organizzerete ancora dei workshop? Allora sì, stiamo preparando quello che è il programma per il 2024, abbiamo delle idee nuove, qualche workshop che avevamo già fatto verrà riproposto e insomma se rimanete aggiornati sicuramente scoprirete delle novità. Comunque ci dedicheremo al mondo del journaling, ci dedicheremo di nuovo agli acquerelli, cercheremo insomma di parlare di organizzazione, per cui sicuramente ci sono delle belle novità in arrivo. Qual è la differenza tra le fine liner e le flex di Marvi? Allora, ve lo faccio vedere perché è la cosa migliore. Allora, le penne di Marvi intanto sono le penne quelle made in Japan, c'è la possibilità di averle fine liner, quindi con la punta molto fine, sono sempre colorate, oppure di averle flex che hanno la punta brush o la punta pennello. Io, come sapete, ho una terribile calligrafia, però cerco di farvi vedere in modo che possiate capire qual è la differenza. Questa è una fine liner e sono disponibili 36 colori, mi pare. Questa è la punta flex, quindi è una punta più pennello che a seconda della pressione che si fa disegna un tratto differente, quindi può essere utilizzata magari più per i titoli, più per evidenziare, mentre invece questa diventa bellissima per contornare oppure proprio per scrivere. Ultimissima domanda, che poi una domanda non è, è: vorrei fare il tuo lavoro. Allora sì, poi come tutti i lavori ovviamente ci sono giornate tipo quella di ieri in cui non te l'avrei augurato, però devo dire che insomma ho a che fare con cose belle tutti i giorni, per cui mi ritengo molto fortunata. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altre domande scrivetemele nei commenti, io mi sono divertita moltissimo a farlo, per cui lo riproporremo sicuramente. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ciao!